Bene, stavolta ho trovato anche una mina impulsi che ora piazzo qui. Così. L'ho salvato qui, mi sono fatto furbo. Ma esci? Maledetto. Ah, esce qua. Vai. Pure bastardo. Questo è per prima. E non l'ha colpito. Anche un leggendario? Dannazione, no, 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 no. Non si chiude. Adesso moriamo di nuovo. No. Attenzione. Attenzione, no. Ecco il boss finale del gioco. Assoltro un dominatore leggendario. Ste alto. Siamo droga a volontà. No. Abbiamo arma. E siamo morti di nuovo. Bene. Bene, la terza volta è quella buona, infatti ora me lo ritrovo davanti senza avere una mina a terra. Quindi devo fare così. Speriamo che funziona. Ha funzionato. Granata frammentazione dove sei. Terza volta quella buona per davvero non mi ucciderai. Hai forza granata, fai il tuo dovere. Non ha fatto il suo dovere. Io utilizzo tattiche stealth. No, la posso hackerare! La posso hackerare, va bene. Siamo morti. Però la posso hackerare. Cioè, lo posso hackerare questo assalto. Quindi se faccio così. Un piccolo problema, non vedo la schermata. Benvenuti nei bug di Fallout 4. Riusciremo mai a sconfiggere questo nemico? Riuscirà a progredire la serie? Chi lo sa? Non ho capito cosa devo fare. E vabbè. Non c'è niente da fare, è troppo forte per me. Non so giocare più. Vabbè, avanti. Speriamo che la torretta. No! Niente. Quando ci riusciamo, riusciremo a progredire nella storia. Quando ci riusciamo. Che bello che i caricamenti mostrano lo steampunk, diciamo, per i robot. Proprio. Anche il gioco mi prende in giro. Cosa ho fatto di male? Disattiviamo. Dai, per favore. Sì! Finalmente! No, non ti distruggo, ma ti distruggo io. Perché ti odio. Ecco cosa ti meriti. Ecco cosa ti meriti. Bene. Finalmente. No. Non ucciderai tu. Ho preso tutte le reazioni possibili nel gioco. No. Protectron, guardiano, non ucciderà. L'abbiamo fatta, abbiamo ucciso il boss finale di DLC. Non è vero mai. Nastro americano, orologio d'oro e un altro nastro americano. Bene, ok, possiamo progredire. Nucleus uscita. Ce l'abbiamo fatta?
pistola. Non l'abbiamo noi. Terminale di accesso al cilindro di comando. Dai. Ok. Vediamo se c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa da prendere qui. Computer. Bacca. Prendiamo più risorse possibili. Rumori molesti. Scorte mediche. Presenza di nemici spiaventi. Qui c'è una torretta. Probabilmente non spenta. Ecco fatto. Dobbiamo accedere al terminale di Dima dove risiedono i suoi ricordi e ora lo faremo attraverso il programma di Faraday. Andiamo. Scherzavo, stimazionare l'energia. Dove si attiva? Forse qui? Dobbiamo attivare l'energia che sì, credo che sia qui seguendo i cavi e infatti. Oh. No, 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 ti voglio bene. Ma. No, ma tu non capisci niente. Tu mi devi morire. Scherzavo, benvenuti in un'altra parte di Assaultron. Sono troppo potenti. Stavolta anticipo. No. Una volta ti ho anticipato. Esplodi, dai. Esplodi! Benissimo, che bei effetti grafici. Posso? Grazie. Allo stile. Non ci sono altre porte. Quindi possiamo andare. Finalmente attraverso il programma di Faraday possiamo accedere. Ah, sono diversi ricordi. Bypass Icebreaker. No, non mi piace. Oh, Dio. No, stavo per leggere. Che cosa? Che cosa significa? Bello. Se stai ascoltando questo messaggio, vuol dire che hai avuto accesso ai miei banchi di memoria. C'è molto materiale. Prenditi il tempo necessario. Bello. L'architettura che vedi sono i miei dati. Questo è ciò che vedo quando vengo collegato alla sedia. Stai usando una versione precedente di questa tecnologia, uno scanner di onde cerebrali invece di una connessione neurale diretta. Guardati intorno. Benvenuti su Minecraft, no, anche no. Gialla in lontananza. Meglio non farlo. Lì sono custoditi i ricordi a lungo termine. Quello è il tuo obiettivo. Ma non puoi recuperare quei È dati. stranissimo. Uno dei programmi caricati in quello lunastro si chiama Indici Ho Zero. capito, forse. Sono quei vispi e amichevoli piccoletti verdi. Li vedi? Ora cadevo. Sì, eccolo. Gli indicizzatori hanno un solo obiettivo: raggiungere i dati nella colonna gialla e riportarli indietro al punto d'accesso del ricordo. Dovrai aiutarli a raggiungere la meta e a tornare indietro. Va bene. Bellissimo, vero? È una cosa molto Quando hai particolare. recuperato tutti i dati presenti nel ricordo, il programma li
Se hai bisogno di abbandonare la simulazione, non preoccuparti. Non verrà resettato nulla e potrai riprenderla dal punto in cui l'hai interrotta. Bene, questo? Hai superato il varco. Ora però devi occuparti dei sistemi di sicurezza. Quel firewall rosso impedisce a te e ai tuoi indicizzatori di raggiungere i dati. Questo dove lo metto? Vedi quel raggio di luce verde? Sì. È un raggio decodificatore in grado di distruggere il firewall. Rischio. Basta dirigerlo verso il punto vulnerabile. Ma... aspetta, questa è la parte verde, questa? Ma che non avevi visto bene la parte verde. Salta! Oddio! Bene, ora devi creare un percorso fino ai dati con i blocchi di codice, in modo che i tuoi indicizzatori possano mettersi al lavoro. Non rischio. Queste sono cose molto particolari in Fallout 4. Non hai viste prima. Mi metto questo qui. Questo qui. Non so la realtà. E questo lo metto qui. Passiamo alla ruota 3. No. Va a cadere. Bene amici passati. Dovrebbe... ma cosa ho fatto? Perché? No. Mica si è risettato tutto, ok, no. Vai passare. Mi fate passare qui. Dai, io non li ho blocco, ce la fate, ok. È molto tutto fatto molto tutto a blocco, una struttura bloccosa, non trovo il termine adeguato. Questa però è bellissimo il nemico. Sì, non ho il costrutto di senso. Meno male che l'ho vista a tempo. Dei costrutti difensivi contro le contromisure attive del sistema. Le sentinelle del sistema faranno di tutto per impedire i tuoi indicizzatori di tornare a passare. No, passate, pericolo è finito. Peccato che non posso sparare io, sennò già erano morti. Anche bene. Se ne sono altri là. Vai, torretto, distruggi. Un altro blocco di dati recuperato. Ancora uno. Avanti, solo tu. Allora non è vero. Ragazzi, siamo di fare. Ce la possiamo fare, la faremo. Sposto qui. Avvio neutralizzazione programma. No, niente neutralizzazione, grazie. Non scappare, non scappare, dai, consegna i dati. Programma ostile rilevato.
Scappate. Verifica del file. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, forse doveva scappare. Sì. Devo Perfetto. tornare lì. Noi abbiamo finito. Ora abbiamo un punto d'accesso per il prossimo ricordo. Entra nel flusso dati in Va cui bene, questo arrivo. ricordo era archiviato. Sto capendo come funziona. Bene. Vediamo se funziona. No, basta. Ho questi messaggi d'avviso. Vai, funziona, per favore. Vai. Sì, l'ha riconosciuto, ottimo. Ah, funziona, scusate se non riesco a parlare bene, sono un po' silenzioso, ma devo concentrarmi per fare questo coso, anche se sembra facile, ma non sono abituato a fare questi puzzle, soprattutto in Fallout 4. Quindi mettiamo questo qui, se si posa. Questo qui. Non ho sbagliato. Poi c'era lì nominale. Non capisco. Ma questo. Perché non lo può fare? Aspetta, forse ho capito. Così. E se metto questo così. Ho sbagliato i videoblocchi. Provo a mettere questo così. E quest'altro. Vai. Perché non lo fa, che l'ha fatto. Ah, finalmente. Vai. Un genio. No, non è vero. Forse questo è l'ultimo. 100% verificato. Ottimo lavoro. Come al No, solito, un usa altro. il flusso dati per accedere al ricordo successivo. Sto odiando. Identificazione file Merda. 007 Vabbè, dai, però. A4K. Conversioni in trascrizione audio. Avvio Non è riproduzione. possibile. Vattene! Cosa vuoi da me? Chi sei? Vieni qua dentro. Sono io. Siamo scappati insieme dall'istituto. Tu sei mio fratello. Io non ho fratelli. Io mi chiamo Nick Valentine. E Che nella mia famiglia non interessante. ci sono mostri dalla pelle di plastica. Sei soltanto confuso. Lascia che ti aiuti. Non ti avvicinare. Non voglio farti del male. Una passare tanto di questo sintetico. Passiamo alla prossima memoria, alla prossima simulazione. Ah. L'unica cosa che non mi piace di questo dire è ci sono queste simulazioni. Riposati qua. Ok.
abbiamo sbagliato. Infatti, come dicevo io, era per un blocco solo d'errore. E questi non può passare, dannazione. Per quello sì, credo. Se non cariamo, abbiamo 32 di questi blocchi, dovrebbero bastare, almeno lo spero. Ma perché? Beh, mannaggia. Conclude davvero qualcosa? Invece no. Dai, sblocca qualcosa. Forse ha capito qualcosa. Quindi ha capito cosa fare. Vieni qua tu. Adesso è questo. Ragazzi, forse dopo tanto tempo ci sto riuscendo. Ho perso un po' di tempo a mettere questo blocco qui. Forse se ho fatto bene dovrei trovare uno di questi. Ok, questo non serve a niente, quindi lo potrei prendere. Vai, speriamo che funzioni. Sì, credo di sì. Ho creato alcune parti. Per favore, sì, finalmente ragazzi, non sapete quanto tempo sono stato qui. Tantissimo. Sono stato tantissimo tempo. Ma chi me ne frega del programma stile, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Questo era l'ultimo, se non mi sbaglio. Vai, prendete queste cose, andiamocene subito da qui. Niente violazioni, non me ne frega. Vai, prendete questi altri. Finalmente ce l'abbiamo fatta, non posso crederci. Finalmente. È stato straziante questo puzzle. Dai, l'ultimo sei tu. Ehi. Finalmente. Ricordo completo recuperato. Dai, esci. Puoi abbandonare la Subito. Di qua che sto facendo. 8K7D. Conversioni in trascrizione audio. Avvio riproduzione. Ho scoperto una strana registrazione dai file prebellici di questa base sottomarina. La marina era dotata di un modello avanzato di armatura da combattimento. Mi sembra armato Sono diversi atomico. esemplari nella base.
faccio così. Finalmente, ragazzi, possiamo dire di aver concluso questo puzzle. Altri dati aggiunti. Coordinate, informazioni, tracciabilità, spedizione, armature, scaricate. No, la cassa con l'armatura, sì, questa mi piace, la aggiungo. Mi pare facciamo prima questa. Comunque, ragazzi, questo è stato un episodio molto brutto, almeno per me, perché questo puzzle è stato brutto per questo, dice, molto brutto, e taglierò molte parti. Noi ci vediamo alla prossima episodio, ciao!